Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it. La voce di tutti. La tua voce. Buona giornata. Oggi vorrei parlare di infortuni sul lavoro. Sono arrivate alcune domande di chiarimenti sui vari aspetti che riguardano gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e credo sia utile riuscire a focalizzare gli istituti fondamentali di questo argomento in modo da consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di sapere come comportarsi quando purtroppo avvengono queste vicende. Innanzitutto, il Codice Civile, all'articolo 2087, prevede un obbligo di tutti i datori di lavoro ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questa disposizione del Codice Civile quindi prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare tutte le misure che si rendono necessarie per evitare il sorgere di incidenti o l'occasione per malattie professionali. La scelta fatta dal legislatore italiano quindi non è semplicemente quella di imporre delle norme, delle regole o delle soglie oltre le quali si va al di fuori della regolarità del rapporto di lavoro, ma anche nel rispetto delle soglie, ad esempio non oltre una certa quantità di polveri, non oltre una certa quantità di rumori, non oltre una certa quantità di scuotimenti o l'adozione di particolari cautele, non è sufficiente. Occorre adottare tutte le cautele che secondo l'esperienza, che secondo quella che è anche le ricerche che vengono fatte dal punto di vista scientifico siano tali da garantire l'integrità dei lavoratori. Detto questo, che cosa è un infortunio e cosa lo distingue dalla malattia professionale? L'infortunio sul lavoro è una aggressione all'organismo, alla integrità psicofisica del lavoratore che avviene in modo violento e improvviso. Quindi un elemento esterno, concentrato nel tempo, in grado da determinare una alterazione, una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore. Diversa la malattia professionale che opera nel tempo per effetto dell'esposizione del lavoratore a degli elementi esterni di natura patogena, che potrebbero essere polveri, sostanze chimiche, ma anche situazioni che normalmente non producono danni, ma il cui lungo, continuo presenza sul luogo di lavoro potrebbero determinare delle lesioni. Penso ad esempio al rumore, che sicuramente nel lungo periodo potrebbe determinare elementi di natura patologica. Stai facendo un comizio, non fare il comizio. Beh, noi di Ilcomizio.it abbiamo scelto proprio questo nome, un po' vintage, che si rifà alla vecchia comunicazione politica per proporre provocatoriamente invece tutt'altro tipo di informare e di comunicare. Lo abbiamo fatto partendo dal nostro
sito web ilcomizio.it per arrivare alla nuova avventura degli studi televisivi che abbiamo appena aperto a Milano. Studi in cui vi aspettiamo per poter comunicare, per poter informare tutto quello che fate, che voi siate operatori dell'informazione, dello spettacolo, imprenditori, artigiani, professionisti, questa è la vostra casa. Venite con noi e comunicate insieme a noi. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Prima cosa da chiarire. L'intervento assicurativo, che viene adottato in modo particolare in Italia dall'Istituto INAIL, interviene in occasione di lavoro. E quindi il termine occasione di lavoro non vuole dire semplicemente il momento in cui o il periodo in cui il lavoratore è fisicamente presente nel luogo di lavoro e applicato alle proprie mansioni, ma in tutti i momenti in cui ci sia un collegamento con la prestazione lavorativa. E quindi non solo il momento in cui il lavoratore è in azienda, ma anche il momento in cui il lavoratore si trasferisce da un luogo di lavoro a un altro luogo di lavoro, ad esempio quando il lavoratore si assenta dalla sede per andare in mensa laddove non c'è la mensa presente, verso il ristorante dove consuma la colazione. Uno dei problemi più dibattuti che state e che forma oggetto anche di ripetute domande, è il cosiddetto infortunio in itinere. Cosa vuol dire in itinere? Vuol dire nel percorso che il lavoratore svolge dalla propria normale abitazione al luogo di lavoro. Ebbene, è comunque considerata occasione di lavoro e quindi un infortunio che capitasse in questo momento, in questo tragitto, è indennizzato dall'INAIL. Attenzione, molto discusso è l'utilizzo dell'automezzo privato, perché viene considerato infortunio in itinere quando, anche nel caso di utilizzo di automezzo privato, quando l'automezzo privato, per la distanza o dal luogo di lavoro o per gli orari, rispetto agli orari, rende difficile, impossibile non parliamone, ma difficile o altamente dispendioso in termini di tempo, l'utilizzo dei mezzi pubblici. Per cui attenzione, quando normalmente possono essere usati mezzi pubblici, l'eventuale utilizzo della moto o dell'automezzo privato potrebbe determinare il non riconoscimento dell'infortunio sul lavoro. Diversa è la malattia professionale, e qui c'è una domanda che è ricorrente, perché spesso si sente parlare di malattie tabellate e malattie non tabellate. Che cosa vuol dire malattia tabellata? Vuol dire che le disposizioni normative hanno catalogato una serie di malattie, oltre 80 malattie nell'ambito dell'industria, oltre 20 malattie nel mondo dell'agricoltura. Queste malattie sono state previste, catalogate, oltre a tre malattie particolari che hanno delle disposizioni particolari, che sono la silicosi, l'asbestosi e la esposizione a raggi X, a raggi ionizzanti. Ebbene, non è che necessariamente il lavoratore viene indennizzato solo se gli capita purtroppo una delle malattie cosiddette tabellate. Anche nelle malattie diverse, qualunque altro elemento patologico patologia potrebbe rientrare nel concetto di malattia professionale. Qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che se uno subisce una malattia di tipo professionale,
al fine del collegamento con l'occasione di lavoro è sufficiente dimostrare di avere subito purtroppo quella malattia. Nel caso in cui invece ci troviamo di fronte a una malattia non tabellata, la cosa diventa assai più difficile perché bisogna provare, eventualmente anche con valutazioni peritali, che c'è uno stretto collegamento tra le condizioni del lavoro e quelle che sono gli effetti che quelle condizioni hanno determinato sulla integrità psicofisica del lavoratore e quindi che hanno direttamente determinato la sorgere della patologia in capo al lavoratore. Molti sono gli argomenti, vorrei tornare in un'occasione nuova, una successiva occasione, su come effettivamente comportarsi quando purtroppo capita un infortunio sul lavoro. Grazie. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.